Ascoltare, raccontare, scrivere. Il potere delle storie. Un podcast in cui scrittori e scrittrici riflettono sul loro lavoro, sui libri che hanno cambiato o influenzato le loro vite e sulle storie che le hanno arricchite. Quattro voci, sette domande sul potere delle storie e delle parole. Una produzione Capalbio Libri e Letture Metropolitane per Intesa San Paolo On Air. Puntata 2. Matteo P. Bianchi. Matteo B. Bianchi è uno scrittore, editor e autore per la televisione e per la radio. Ha pubblicato i romanzi Generations of Love, Fermati tanto così, Esperimenti di felicità provvisoria, Apocalisse a domicilio e Maria accanto. Inoltre ha pubblicato la favola Tu ciel dalle stelle e il saggio Yoko Ono, dichiarazioni d'amore per una donna circondata d'odio. Dirige da quasi 20 anni la sua personale rivista di narrativa Tina, in cui dà spazio agli scrittori esordienti. Nel 2022, insieme ad Alessandro Cattelan, ha fondato la casa editrice Accento, di cui è il direttore editoriale. Il suo ultimo romanzo si intitola La vita di chi resta ed è pubblicato da Mondadori. Nella vita di chi resta, Matteo B. Bianchi racconta, dopo 25 anni, la sua esperienza personale da sopravvissuto al suicidio del suo ex compagno. Nei mesi che seguono la morte di esse, Matteo si sente protagonista di un evento raro, di un dolore perversamente speciale. Rabbia, rimpianto, senso di colpa, smarrimento. Il suo dolore è un labirinto, una ricerca continua di risposte. Perché l'ha fatto? Di un ordine o anche solo di un'ora di tregua. Per placarsi, tenta di tutto. Incontra psichiatri, pranoterapeuti, persino una sensitiva. E intanto, come fa da quando è bambino, cerca conforto nei libri e nella musica. Ma non c'è niente che parli di lui, nessuno che possa comprenderlo. Lentamente inizia a ripercorrere la sua storia con esse. Un amore nato quasi per sfida, tra due uomini diversi in tutto, a fermare sulla pagina ricordi e sentimenti, senza pudore. Per 20 anni lo scrittore che c'è in Matteo ha cercato la giusta distanza per raccontare quell'abisso. E da quando si è trovato nel punto di equilibrio, da lì, da quella posizione miracolosa, ha scritto quelle parole, che seppur lucidissime, sgorgano con la forza e la naturalezza dell'urgenza. Matteo B. Bianchi è da sempre un appassionato comunicatore, un amante della parola scritta e letta. Ha sperimentato diversi linguaggi, che vanno dalla pubblicità, ai media, alla letteratura, e la curiosità è fondamentale nel suo approccio alle storie e alla vita. Quali sono stati i narratori o le narratrici più importanti della tua vita? È una domanda impegnativa perché io sono anche abbastanza incapace di fare le classifiche, però posso citare sicuramente alcuni nomi. Per me è stato sicuramente fondamentale Pier Vittorio Tondelli, sia per la sua produzione letteraria, ma sia anche per l'atteggiamento che Tondelli aveva nei confronti dei giovani, nei confronti degli esordienti, nella necessità di avere un rapporto diretto anche con i suoi lettori attraverso le rubriche che all'epoca teneva sui giornali. Quindi per me è stato un grande modello Pier Vittorio Tondelli. Poi devo dire che ci sono stati degli autori anche particolari che mi hanno molto influenzato e che tra i più recenti devo assolutamente citare Douglas Copeland, che è un autore canadese che in Italia non ha mai avuto, secondo me, la fortuna che meritava, ma per me è veramente un faro nella notte. E poi c'è il francese Georges Perec, che secondo me non è autore di libri, ma è autore proprio di una letteratura, nel senso che ogni suo libro era un libro diverso dal precedente ed è un autore che io ho l'impressione ogni volta che leggo che ci sia qualcosa da imparare, come se i suoi libri come se fossero tutti delle lezioni per me. Quindi cito questi tre nomi fondamentali. Il libro, se ce n'è uno o più di uno, che ti ha spinto a diventare scrittore? Questa è una risposta facile invece, perché c'è esattamente un libro che mi ha spinto a diventare scrittore. È un libro che quando è uscito io mi ricordo che ero letteralmente sconvolto dal libro man mano che andavo avanti a leggerlo, e quando sono arrivato alla fine ero così scosso l'idea che il libro fosse finito che l'ho ricominciato da capo proprio direttamente, perché allora niente mi aveva colpito così tanto. E dopo aver letto quel libro lì ho detto: io voglio fare questo nella vita, io voglio scrivere. E il libro è Ballo di famiglia di David Leavitt,
che tra l'altro quando è uscito, quando ha scritto questo libro, l'autore aveva 23 anni, io ne avevo 20, quindi anche questa vicinanza proprio anagrafica mi ha fatto veramente pensare che anch'io potevo in qualche modo avvicinarmi a questo tipo di scrittura, e non mi sembrava di non aver mai letto niente fino a quel momento di tanto vicino alla mia realtà e tanto vicino al mio modo di pensare, quindi devo assolutamente riconoscere questa influenza che ha avuto su di me. Tra l'altro l'anno scorso questo libro è stato ripubblicato in Italia e David Levitt è venuto in tournée in Italia e ho avuto io l'occasione di presentarlo a Milano, quindi ho potuto dirgli di persona tutto questo. Come dicevo, Ballo di famiglia di David Levitt è un libro di racconti e io leggerò l'attacco del primo racconto che si chiama Territorio. La madre di Neil, la signora Campbell, è seduto su una sedia a sdraio dietro un tavolo pieghevole fuori dalla cooperativa alimentare. Ogni pochi minuti, man mano che il sole si muove, la donna sposta la sedia e il tavolo di una decina di centimetri, in modo da restare sempre all'ombra. Fuori ci sono quasi 40 gradi, una luce bianca accecante. Ogni volta che qualcuno entra e esce dalla cooperativa, una folata di aria condizionata esce dalle porte automatiche, sollevando polvere dall'asfalto. Dal romanzo La vita di chi resta. Non rileggo mai un libro due volte. Non per intero, almeno. Ne riprendo delle pagine, dei passaggi, quando voglio rinfrescare la memoria su alcuni punti specifici, ma una rilettura integrale è rarissima. Questo era uno di quei casi. Un autore americano che avevo letto da giovanissimo era tornato alla ribalta con nuovi libri di successo dopo un intervallo di molti anni. Avevo ritrovato la sua prima raccolta di racconti in uno scatolone a casa di mia madre e sfogliandola mi ero reso conto di non ricordare nulla, di cosa parlassero i testi, se mi fossero piaciuti, era passato troppo tempo. Così avevo infranto la mia regola personale, decidendo di rileggerlo per intero. Era quello il libro che avevo con me in tram mentre tornavo a casa la sera in cui esse è morto. Le ultime parole entrate nella mia testa erano quelle delle sue pagine, prima della scoperta del cadavere. Prima dell'esplosione, prima del vuoto. Nel mio inconscio si è creato un legame insensato, arbitrario, inesorabile, tra la mia personale tragedia e quel libro, tra il dolore atroce e il nome di quell'autore. I casi della vita, perché la vita è perversa, l'ho capito, mi hanno portato anni più tardi a incontrarlo. Un evento letterario a cui partecipavamo insieme. Ne è nata una simpatia. Ci siamo scambiati gli indirizzi di posta elettronica, ogni tanto ci incrociamo in un festival. Ogni tanto mi manda un saluto via mail. A lui non ho mai confidato della sua presenza simbolica nel giorno più cupo della mia esistenza. Non so come potrebbe reagire. Non so che senso avrebbe renderlo partecipe di una simile spiacevole coincidenza. Gliela risparmio. Però quando il suo nome compare fra i messaggi nella posta in arrivo, dentro di me, ancora oggi, si scatena un microscopico terremoto. La prima narrazione di cui hai ricordo. Allora, ho un ricordo preciso del primo romanzo che ho letto, perché me l'hanno regalato i miei genitori un anno a Natale, ed era L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, ed era talmente nuova per me l'idea del romanzo che avevo cominciato a leggere dall'inizio, dove c'era una prefazione critica complicatissima di cui non capivo niente, finché i miei genitori si sono resi conto che io non stavo ancora leggendo il libro, perché stavo leggendo una parte che per la mia età era abbastanza inadatta. E quindi poi, quando ho cominciato a leggere il romanzo, ho detto: ah, è questo! E lì ho avuto proprio un'altra percezione di cos'era la narrativa, quindi anche quello me lo ricordo abbastanza bene. C'è una storia che avresti sempre voluto raccontare? L'ultimo libro che ho pubblicato, secondo me, risponde proprio a questa domanda, nel senso che quest'ultimo libro, che è quello che ha vinto il premio, ho aspettato 22 anni prima di scriverlo, quindi per oltre due decenni ho riflettuto su questa storia e non solo su come raccontarla, ma perché raccontarla, se avesse senso raccontarla, che modalità dovevo trovare per raccontarla. Cioè, non ho mai riflettuto così tanto su una storia come in quest'ultimo caso, e diciamo che secondo me era necessario per me, visto che il tema che tratto è un tema molto complicato come quello del suicidio di una persona cara,
e racconto l'esperienza autobiografica, no, di una persona che si è tolta la vita vicino a me. Sapevo che questo libro avrebbe potuto appunto parlare a molte persone che avevano vissuto un'esperienza simile e che non l'avevano e non la trovano in realtà raccontata in narrativa. Lo so per certo, perché io per tanti anni ho cercato qualcosa del genere ed è difficilissimo trovare storie che trattano questo tema. E quindi ho riflettuto a lungo sia sul modo in cui questa storia andava raccontata, perché dovevo trovare una modalità che fosse, come dire, che non fosse solo uno sfogo per me, che non fosse affatto anzi uno sfogo per me, ma che fosse la possibilità di rendere la mia storia universale, cioè comprensibile da tutti, e che potesse permettere a tanta gente di capirla e identificarsi. Quando gli altri non capiscono o non possono capire, a te non resta che ascoltare te stesso. Tanto forte è la loro convinzione nello spingermi ad allontanarmi da quella casa, tanto è ferrea la mia decisione di restare. Perfino strana, in un momento nel quale mi sembra di essere privo di volontà, di capacità decisionali, nel quale demando agli altri ogni scelta possibile, nel quale non riesco a farmi carico neppure di me stesso. Mangia qualcosa, va bene. Vai a riposarti. Adesso vado. Cambia casa. No. Nell'assenza di intenzioni, quella rimane la sola. Dentro di me sento di doverci restare. Sento che il carico di dolore e angoscia e smarrimento che mi grava sulle spalle non si alleggerirebbe affatto cambiando indirizzo. Non è una consegna a domicilio che puoi evitare traslocando. Non è un inseguitore che puoi seminare correndo più forte. Al contrario, invece che fuggire, sento che devo restare fermo e affrontarlo. Che non posso fare altrimenti. Come se il dolore fosse un pozzo in cui immergersi, un tunnel da percorrere per intero, fino a raggiungere l'uscita. Il fatto che non veda la luce in fondo, ma solo il buio, non intacca la mia consapevolezza che quello sia il percorso. Cerco conforto nella letteratura, la mia ancora di salvezza nel mondo. Guardo in libreria, cerco in biblioteca, internet è ancora agli albori. Non c'è molto sul tema del suicidio. In molti romanzi compaiono personaggi suicidi, certo, ma una narrativa specifica su questo tema? E poi ci sono alcuni saggi di psicologia o studi sociologici, dove è più praticato, perché trovo comunque solo materiali sulle vittime, non sui superstiti. Ma io sono uno di loro, è con loro che vorrei un confronto, un aiuto. Perché nessuno se ne occupa? Perché ignorano il dolore di chi resta? Cosa non deve mai mancare, secondo te, quando si racconta o si scrive una storia? Io credo che l'elemento fondamentale che deve avere uno scrittore sia la curiosità. Io penso che la maggior parte della gente sia abituata ad accogliere quello che vede, quello che sente, senza farsi troppe domande. Invece, secondo me, la caratteristica principale dello scrittore è quella di farsi un sacco di domande. Quindi anche cose che per tutti gli altri sono scontate, per lo scrittore non lo sono. Io sono sempre stato molto curioso, anche di cose che in un modo o nell'altro c'entravano poco con me. Diciamo che in genere, anche in questo... In genere la gente tende a amare un certo tipo di cose, a seguire un certo tipo di programmi o di musica. Io invece ho sempre avuto la necessità di spaziare moltissimo anche verso cose che non rispecchiano il mio gusto personale, ma che credo sia interessante e importante conoscere. Quindi quando scrivo io attingo molto a questo aspetto di curiosità, e cito anche una frase molto importante di una scrittrice che è un'altra delle mie grandi influenze, che si chiama Grace Paley, e lei ha detto lei ha proprio scritto un saggio che si chiama L'importanza di non capire tutto, e lei sosteneva che uno scrittore non dovrebbe conoscere bene fino in fondo la materia di cui parla, perché quella curiosità che lo spinge ad andare avanti è lo stesso che accompagnerà il lettore e gli farà fare le scoperte intanto che l'autore stesso compie queste scoperte. Quindi mi sembra un approccio che condivido totalmente. Come definiresti il tuo percorso da scrittore? Ci sono state delle tappe fondamentali? Lo definirei schizofrenico, ma anche perché io ho un percorso che veramente assomiglia poco a quello degli altri, nel senso che
io vivo di scrittura e vivo nel senso anche mi mantengo con la scrittura. Questo vuol dire che ho attraversato molti aspetti della scrittura, anche da un punto di vista commerciale. Io ho cominciato come autore di pubblicità, per esempio, poi ho lavorato in radio, ho lavorato in televisione come autore, ho scritto per il cinema, ho scritto per il teatro, ho scritto per i giornali, cioè praticamente ho come dire, sperimentato ogni mezzo nel quale si poteva utilizzare la scrittura, e questo ha fatto sì che io abbia un percorso abbastanza anomalo rispetto agli altri, perché in genere lo scrittore si concentra magari sulla forma narrativa e basta, non cambia continuamente come ho fatto io. Mi piace citare come punto fondamentale la prima cosa che ho pubblicato, perché io rappresento un caso anomalo in questo senso, nel senso che ho avuto una proposta di pubblicazione prima ancora di aver scritto il libro, cosa che non succede mai. Mai. Ma nel mio caso è successo che quando io ero all'università erano usciti i 1000 lire di stampa alternativa, che erano questi libretti che avevano un po' sconvolto il mercato, perché per la prima volta uscivano dei libri che costavano pochissimo, no? All'epoca mi ricordo che un tascabile costava sulle 8-9 mila lire e quelli costavano 1000, quindi un ottavo, cioè la gente addirittura andava in libreria e diceva: ma quanto costano, anche se c'era scritto sopra 1000 lire, perché non ci credevano che potessero costare così poco. Mi ricordo che fra questi ce n'era uno che si chiamava Ho fatto il censimento, ed era l'esperienza, contava l'esperienza di un ragazzo che era andato a fare i censimenti casa per casa, e ricordo di averlo letto ed aver pensato, io in quel momento stavo facendo servizio civile in un centro per bambini psicotici e ho pensato, la mia storia è più interessante di questa qua del censimento. Allora avevo scritto 3 pagine, le avevo mandate dicendo: io sto facendo questa esperienza, ho scritto un libro, vi mando 3 pagine. E loro mi hanno chiamato dicendo: ok, ci interessa, mandaci tutto il resto. Ma io non avevo tutto il resto, avevo scritto solo quelle 3 pagine lì. Quindi ho scritto questo lungo racconto che sarebbe stato pubblicato da stampa alternativa, quindi avevo una proposta di pubblicazione prima ancora di aver scritto il mio primo libro, e questo credo sia veramente un aspetto davvero anomalo nelle biografie di uno scrittore. Io e esse non stavamo più insieme quando si è tolto la vita. Ufficialmente ci eravamo separati da 3 mesi. In quel periodo ci siamo rivisti ogni tanto. Conservava le chiavi dell'appartamento in cui avevamo convissuto, ma che era a nome mio e il cui affitto di fatto non pagava più da chissà quando. Passava talvolta a ritirare alcune cose che aveva lasciato o a depositarne altre in attesa di una nuova sistemazione. Avrei potuto farmi restituire le chiavi, privarlo della facoltà di entrare o uscire a piacimento. Mi sembrava una crudeltà, non l'ho fatto. Malgrado gli scontri e le tensioni fra noi, rispettava la mia privacy. Passava di lì quando era al lavoro o mi avvisava prima, se mi sapeva in casa. Mi sono chiesto molte volte cosa sarebbe accaduto se gli avessi ritirato quelle chiavi. Dove avrebbe compiuto quel gesto? Sarebbe stato lo stesso o avrebbe trovato altre modalità? Sarebbe stato più difficile farlo? Senza questa possibilità pratica, avrebbe dovuto organizzarsi diversamente, prendere più tempo. In quell'intervallo prolungato avrebbe potuto ripensarci. La mia testa è piena di domande a cui non risponderà mai nessuno. Però sono convinto che sia tornato lì a uccidersi perché per lui quella restava casa. Dopo tutti questi anni ancora non riesco a decidere se sia un pensiero consolante o atroce. Mi piace ascoltare musica di artisti poco noti, andare a cercare artisti indipendenti, gruppi lontani dal successo radiofonico e dalle classifiche. Nei primi anni 2000 mi ero entusiasmato per l'album The Young Machines di una band indie americana di cui non sapevo quasi nulla, chiamata Her Space Holiday. Quando un disco mi piace molto, ho la tendenza a cercare di recuperare anche il resto della produzione dello stesso artista. Cercando notizie in rete, ho scoperto che degli Her Space Holiday esisteva un album precedente. Quando però l'ho trovato su un sito di vendita online, sono rimasto esterrefatto. Il disco aveva il titolo agghiacciante di Home is Where You Hang Yourself. Casa è il posto dove ti impicchi. Non sono stato in grado di completare l'ordine. Mi trovavo nella redazione di un programma radiofonico dove lavoravo a quel tempo e ricordo di aver chiuso di fretta il sito, come se fossi capitato accidentalmente su un contenuto osceno. Sono poi venuto a sapere che dietro il nome Her Space Holiday si nascondeva in realtà un singolo musicista e, inquietante ironia della sorte, un mio quasi omonimo, Mark Bianchi. Nei giorni seguenti ho cercato di essere razionale, di dirmi che non potevo essere spaventato da un titolo, che non potevo farmi bloccare da quelle parole, sebbene così pericolosamente vicine al mio vissuto. Facendomi forza, sono tornato online
e l'ho comprato. Quando il CD è arrivato, l'ho messo nella mia libreria musicale accanto all'altro del gruppo. Verità, non l'ho mai ascoltato, neanche una volta. Ci eravamo separati da 3 mesi, ma per il dolore questi dettagli burocratici non facevano alcuna differenza. Cosa importava se fosse appena finita o ancora in corso? Esse era stato il mio quotidiano per oltre 7 anni, così a lungo che mi era impossibile ora pensare che non potessi vederlo, sentirlo, chiamarlo, toccarlo, litigarci, parlare. Esserci divisi da qualche settimana non cambiava nulla. Anzi, la morte improvvisa aveva come cancellato i contrasti e i litigi degli ultimi tempi. Agendo come un censore, accurato e subdolo, aveva eliminato i ricordi negativi e conservato solo quelli legati alla felicità. Mi tornavano in mente di continuo sequenze della nostra vita a due, le cene in balcone, le vacanze, i giri in moto, i traslochi, un montaggio di immagini in continua replica, i bellissimi di Rete 4 nella mia testa, un film con protagonisti noi due felici. In un certo senso la sua scomparsa mi aveva fatto innamorare di nuovo di lui, un altro simpatico trucco del mio inconscio per rendere il lutto più insopportabile. Le storie possono cambiare il corso di un'esistenza e che potere possono avere, secondo te, sulle vicende umane? Possono tantissimo cambiare il corso dell'esistenza. Io ho avuto la fortuna nella vita di aver scritto 2 libri che proprio per testimonianze dei lettori hanno avuto un impatto molto forte nella vita dei lettori, perché il mio primo romanzo si chiamava Generations of Love ed era una storia autobiografica nella quale raccontavo la mia adolescenza e la mia prima giovinezza come ragazzo omosessuale di provincia negli anni 80, e quel libro è diventato un po' un libro di culto e tantissimi ragazzi mi hanno scritto dicendo che dopo aver letto questo libro avevano avuto maggiore coraggio, che magari avevano usato questo libro per fare coming out con i propri genitori, con la propria famiglia, col migliore amico. Quindi è un libro che è entrato davvero nella vita di queste persone. E la stessa cosa sta succedendo adesso con La vita di chi resta, che come dicevo prima è un libro che parla di coloro che sopravvivono al suicidio di qualcuno, e io ho ricevuto tantissime testimonianze di gente che mi ringrazia, che mi dice che questo libro li sta aiutando ad attraversare un periodo doloroso e buio come questo. Alcuni mi scrivono frasi davvero alle quali non so quasi come rispondere, mi dicono: mi hai salvato la vita, mi hai cambiato la vita, e sono eredità molto importanti che un autore può ricevere, e quindi da questo punto di vista mi sento abbastanza benedetto dalla letteratura. Questo era Ascoltare, Raccontare, Scrivere, Il potere delle storie, un podcast di Intesa San Paolo On Air prodotto da ZigZag SRL per Capalbio Libri in collaborazione con Letture Metropolitane. Letture di Marta Mondelli, introduzione e interviste di Flavia Capone, montaggio audio e sound design di Giovanni Villani, coordinamento editoriale di Sara Daietti. Puoi ascoltare tutte le puntate sulla tua piattaforma preferita, segui Capalbio Libri sui social network.